Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vediamo come si fa ad installare in Linux il programma per fare la fatturazione elettronica. Il programma è quello gratis di Agenzia delle Entrate, ovviamente ha delle caratteristiche molto basiche, molto semplici, ce ne sono a pagamento tantissimi che offrono tanti servizi come ad esempio il cloud e il mantenimento di tutte le attività aziendali nel loro cloud. Noi oggi ci occuperemo dell'installazione del programma per la fatturazione elettronica di Agenzia delle Entrate, quello gratis, quello semplice per Linux. Innanzitutto bisogna andare nel terminale Linux, che potete trovare in questo menu qua, e verificare se nel vostro sistema è installato Java, perché questo programma di Agenzia delle Entrate funziona con Java. Praticamente il comando è Java, poi fate meno meno version, questo comando qua. E vedete che dice comando Java not found. Quindi praticamente Java, vedete, dice non può essere, non è presente e vi consiglia di installarlo, vedete? Noi facciamo così, questo è il comando che vi consiglia, ma noi siamo andati in internet e vediamo che siccome poi ci vuole questa estensione, ASTNetX, allora noi copiamo questo comando per installare Java, se non lo avete già installato nel vostro sistema. Questo comando è da fare semplicemente se non avete Java installato nel vostro sistema. Sudo aptitude get install ASTNetX. Fate tasto destro, copy, andate nel terminale e fate CTRL maiuscolo V che fa incolla. Questo è il comando, ve lo vedete, ve lo scrivete, invio. Quello che stiamo facendo, poi si fa Y per dire yes se è in inglese, S per dire sì se è in italiano il vostro sistema. Stiamo installando Java perché il programma che praticamente ha fatto Agenzia delle Entrate necessita di Java. Vedete che sta installando l'Open Java Development Kit 8, che è quello che serve per far andare questo programma. Lasciamolo installare, poi quando avrà finito praticamente l'installazione c'è la necessità di scaricare questo pacchetto, che è il pacchetto, vedete, FEL18.jnlp, significa Java Network Launching Protocol, che è praticamente un pacchetto che consente di scaricare contemporaneamente, installare nel vostro sistema il programma delle Agenzie delle Entrate, che si trova in questo sito di Agenzia delle Entrate. Vediamo se finisce perché sono, vedete, 27 megabyte, quindi praticamente prima bisogna verificare con Java version se c'è Java nel vostro sistema. Se non c'è, lo installate con questo comando qui, sudo apt-get install ast-netx. E dopo scaricato il programma dal sito di Agenzia delle Entrate, lo lanciamo con questo, è più semplice di quello che sembra, con questo comando semplicissimo, Java WS. Dopo praticamente parte il programmino e lo vedremo. Vedete che dopo averlo scaricato nel terminale, praticamente lo sta spacchettando perché sono i pacchetti arrivano in versione compressa e poi lo sta installando. La nostra versione di Linux è Xubuntu, quindi fa parte della famiglia Ubuntu Debian. Adesso se noi facciamo per esempio Java meno meno version, vedete che ci dice che comunque, vabbè, c'è stato questo, abbiamo dei problemi perché noi lo stiamo facendo al volo su una distribuzione live. Vediamo se funziona comunque. Allora andiamo a scaricare immediatamente praticamente il file, torniamo indietro, vediamo se ce lo fa. Un attimo, che si è un pochino impallato. Si è impallato perché stiamo facendo praticamente una distribuzione live. Allora, richiediamolo un'altra volta. Facciamo su Google se funziona e facciamo, vediamo. Oh, eccoci qua. Allora, vediamo, vediamo se lo. Eccolo qua. Clicchiamolo. E praticamente noi lo salviamo, vedete? E è stato messo, vediamo dove è stato messo, praticamente dovrebbe essere stato messo all'interno di Downloads, vedete? Eccolo qua, FEL18. Quindi che cosa si fa in questo caso? Si fa tasto destro nella cartella download e si dice apri un terminale qua. Vedete che ce l'ho aperto anche qua, per fare prima, così siamo già dentro Download. Vi aumento un pochino lo zoom di modo che potete vedere più chiaramente. Se noi facciamo dir,
Vedete che è all'interno presente, questo è il programma fatto proprio dall'Agenzia delle Entrate, FEM, fattura elettronica 18 JNLP, Java Network Launching Protocol. Andiamo a vedere qual era il comando era questo qua, lo copiamo, andiamo nel terminale, facciamo CTRL maiuscolo V, è Java WS, quale file? Semplicemente FEM 18.jnlp. Questa è la maniera per lanciare questi particolari file di Java. Vedete? Mettiamoci anche sudo, facciamo un super user, vediamo se serve. Quindi sudo java ws fel18.jnlp, è un comando che serve per lanciare questi file. Vedete che parte immediatamente ice-t. E questo è il programma fatto in Java praticamente dall'Agenzia delle Entrate. Vedete, modello FEL 2018 si sta collegando e vediamo se sta scaricando, se riesce a scaricarlo. Vedete, compilazione, fattura elettronica, Agenzia delle Entrate, il vendor, l'home page e tutto. Vedete, lo sta scaricando qui, siamo all'80%. Che cosa significa? Che noi i file che abbiamo scaricato, questo qui, il FEL 18JNLP, è soltanto un installer, praticamente non è il file del programma, è un installer che va a cercare all'interno del server di Agenzia delle Entrate il programma vero e proprio. Vedete che ci chiede la domanda perché significa collegare il nostro computer ad un server e quindi ci chiede di dare la fiducia a questo soggetto che è Agenzia delle Entrate, ovviamente noi diciamo di sì. Ed ecco che ci dice che ci siamo collegati, facciamo yes. A questo punto lui ci chiede se vogliamo avere delle icone nel desktop e anche nel menu, facciamolo perché così ci ritroviamo subito le icone. Facciamo di sì. Ed ecco che questo è il programma versione 2.0, quello gratuito fatto dall'Agenzia delle Entrate. Facciamo avanti e ci troviamo dentro il programma. Se si fa file, si fa una nuova fattura. E si comincia a compilare la fattura e poi la si spedisce. Praticamente vi troverete all'interno di un qualche menu, vediamo dove l'hanno messo, l'avranno messo fra gli accessori, vediamo tutti per poterlo rilanciare dove, dopo. Dove l'avranno messo? Non lo sappiamo perché nella live, eccolo qua, vedete? È dopo la H in tutti i monelli, in tutti praticamente le applicazioni, AST Web Control Panel. Voi lo cliccate con questo omino con il naso rosso e riparte. Praticamente questa è l'applicazione della SOGEI fatta per Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica. Vi ripeto quello che abbiamo fatto. All'interno di un terminale abbiamo fatto Java version per vedere, poi rivedete il video e all'interno delle box delle descrizioni vi ci metto tutti i comandi. Java version per vedere se avete Java. Se non lo avete, noi l'abbiamo installato con questo comando che installa AST e lo scarica praticamente automaticamente all'interno del terminal. Dopo abbiamo scaricato il file di installazione del programma di fatturazione elettronica FEL18.jnlp, è partito praticamente da solo. E facendo questo comando Java WS, e poi si è scaricato da solo dal server di Agenzia delle Entrate, è partito, abbiamo dato tutti i permessi, diciamo, di collegare il nostro computer al server di Agenzia delle Entrate e per quello che so io funziona. Io non lo sto utilizzando, mi è stato solo chiesto di installarlo, quindi se lo state utilizzando e lo provate, potete fare dei commenti e verificare se è vero che effettivamente il software gratuito offerto dall'Agenzia delle Entrate può servire per creare delle fatture elettroniche in XML, poi collegarlo e depositarlo all'Agenzia delle Entrate. Il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.